Ok, oggi voglio parlare del Presidente della Repubblica. Lui rappresenta l'unità nazionale in una democrazia che sappiamo che l'Italia è una democrazia. Abbiamo tanti conflitti perché il popolo deve prendere decisioni e ci sono tante tensioni, non lo so, per i migranti, qualcuno vuole che gli immigranti siano tenuti fuori, altri che sono più integrati, eccetera. E questo crea forte emozioni perché c'è questa paura o speranza o solidarietà per questi immigranti. Così abbiamo tensioni forti e profonde. Così abbiamo bisogno di qualcuno che ci dà un senso di unità. Questa persona deve essere imparziale, un po' sopra di questa battaglia politica. È qualcuno che tutti possono difendere e avere rispetto per loro e ovviamente il presidente deve cercare di calmare le acque quando le tensioni sono forti, ma anche mantenere corretto queste battaglie politiche. E assicurare che le regole del gioco non sono violate, perché è la Costituzione. Lui è anche il garantore della Costituzione, è nella sua custodia. Dice in articolo 87, il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Capo dello Stato, cosa vuol dire? Questo vuol dire che lui ha più alta carica dello Stato, è proprio sopra tutti nello Stato, anche se non ha molti poteri, ma è prima cosa è un arbitro, diciamo un arbitro, perché lui è garantore della Costituzione, eccetera. Così è un tipo che fidiamo, tutti fidano, l'Italia è fiduto in lui per cercare di indicare la strada giusta quando siamo molto perso, diciamo, o in confusione, possiamo dire. Così lui è capo dello Stato. In Inghilterra abbiamo la regina come capo dello Stato, di nuovo di nuovo un po' simbolico questo ruolo, perché lei non ha poteri, ma anche rappresenta l'unità a cui tutti possono unire e difendere e rispettare, eccetera. Ok, cosa sono i requisiti di questo Presidente della Repubblica? Lui, prima cosa, deve essere un cittadino italiano. Possiamo vedere in articolo 84, infatti, i requisiti. Dice, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni di età, così, minimo è 50 anni.
e goda dei diritti civili e politici. Così deve avere la capacità politica e civile, che significa non ha qualche problemi severi per inibire questi diritti. È eletto, possiamo vedere come è eletto in articolo 83. Inizia con il Presidente della Repubblica, è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Così è eletto con tutte le due Camere insieme, sedute in comune. Questo è perché, abbiamo detto, rappresenta unità, così dobbiamo unire anche il Parlamento. E poi dice, all'elezione partecipano 3 delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza. Ok, vediamo anche, è più del Parlamento, no? Non è solo lo Stato che sceglie il Presidente della Repubblica, ma anche tutta la Repubblica, così anche le regioni che sono considerate un po' autonome devono eleggere 3 rappresentanti, anche uno che rappresenta la minoranza, dice. Così in questo modo lui raggiunge un consenso più ampio possibile. Poi dice, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto, questo significa che nessuno sa quale scelta ha fatto questi parlamentari o rappresentanti della regione, è segreto, non è pubblico il loro voto. A maggioranza di 2/3 dell'assemblea, così non è solo una maggioranza, è una maggioranza aggravata, significa devono raggiungere 2/3. Ricordiamo di nuovo, lui deve essere una figura che rappresenta unità, così vogliamo un consenso molto ampio. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Ovviamente dopo 3 volte hanno detto vabbè, accettiamo una maggioranza più bassa, che è maggioranza assoluta, maggioranza dei componenti di questi organi. Non semplice, maggioranza semplice, che è solo maggioranza di quelli presenti. Ok, così quello è l'elezione del Presidente della Repubblica. Lui entra in carica solo dopo il giuramento di fedeltà. Possiamo vedere questo in articolo 91. Quando ha fatto questo giuramento è proprio il Presidente della Repubblica. Dice, il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presenta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Ok, così questa fedeltà alla Repubblica significa che vuole solo lavorare per gli interessi della Repubblica, è fedele. Non significa che dice sempre che la Repubblica è giusto e deve essere considerato a ragione sempre. Può criticare la Repubblica, ma non può lavorare contro gli interessi, forse con un nemico, forse
diciamo qualcuno non è fedele a un paese quando sono una spia o qualcosa, quando proprio sminano gli interessi per i loro vantaggi o vantaggi di altri. E poi parla di osservanza della Costituzione, lui è garantore della Costituzione, così deve osservarlo attentamente. Lui ha un durato del mandato di 7 anni, il Parlamento ha solo 5 anni, ma lui rappresenta un po' stabilità, continuità. Ricordiamo che lui deve essere una persona in cui possiamo girare quando c'è paura, confusione, forse un attacco militare. Lui deve essere una persona che rappresenta stabilità e sicurezza anche. Così 7 anni, è dato 7 anni per questo ruolo, per stabilità e continuità. Possiamo guardare in articolo 84, questo indica il suo indipendenza e imparzialità. Articolo 84, comma 2, dice: l'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. Così lui non può essere un lavoratore, non so, un avvocato, o parte di un sindacato, o parte di un partito politico, o anche parte di qualsiasi categoria o gruppo, perché lui deve essere indipendente e imparziale totalmente. Così questa incompatibilità con qualsiasi carica menzione. In articolo 87 descrive, come dire, descrive le funzioni del Presidente della Repubblica. Può inviare messaggi alla Camera. Ok, così ricordiamo di nuovo, garantore della Costituzione, se non è contento con un disegno di legge che deve promulgare o qualcosa, può indicare questo con messaggi alla Camera. Non può annullare la legge. Questo ruolo di giudizia è per la Corte Costituzionale, ma può essere un allarme che può suonare se sembra un disegno di legge che viola i limiti della Costituzione. Poi indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Ok, questi momenti di trasferimenti di poteri sono molto delicati e lui deve essere là come arbitro presente per assicurare che tutti sono, tutto è fatto in un modo corretto, secondo le regole, è un simbolo della Costituzione che deve essere fatto bene. Così è coinvolto, è presente nelle lezioni e organizzazioni. Autorizza la presentazione alla Camera dei disegni di legge di iniziativa del governo e poi dice promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Così lui è molto coinvolto
nel processo legislativo, all'inizio ma anche alla fine. Ricordiamo che se è garantore della Costituzione e vuole sapere esattamente cosa sta succedendo nella Camera, così è coinvolto. Poi indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione, di nuovo è coinvolto nel processo legislativo, nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari dello Stato, questo è un potere importante. Fidiamo molto di lui, i padri costituenti hanno visto lui come una persona molto fidata, così lui può nominare questi funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali per via, quando occorre, l'autorizzazione della Camera. Lui rappresenta Italia, così è la faccia di Italia per gli stranieri, per i poteri stranieri, ma anche per i trattati internazionali. Deve dimostrare che sono proprio accettato. E poi il comando delle forze armate presiede il Consiglio Supremo di Difesa, costituito secondo la legge di dichiarare lo stato di guerra deliberato dalla Camera. Di nuovo è la persona più fiduciosa dello Stato, e così lui è anche il capo dello Stato, così lui ha nella mano la forza armata, il potere fisico più grande d'Italia. Che il ruolo del garantore della Costituzione, ma anche di capo della forza armata, significa che lui può almeno simbolicamente difendere la Costituzione con forza. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, così è anche coinvolto nel potere giurisdizionale. Può concedere grazia e commutare le pene, conferisce le onorificenze della Repubblica. Ok, lui di nuovo è un po' fuori del sistema, è molto alto in arbitro, così può vedere forse c'è un'ingiustizia per qualcuno, che il sistema che è un po' rigido forse è stato un po' ingiusto, può dire sì, questa persona può lasciare la prigione, secondo me è giusto. Anche dare onorificenze alle persone in cui è visto giusto. Così ha questo ruolo di alta, più alta carica dello Stato, può fare anche queste cose, che ha bisogno di qualcuno molto alto. Vediamo le sue responsabilità. In articolo 90 dice: il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per l'alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Così può, non è responsabile in qualsiasi modo per cosa fa nell'esercizio delle sue funzioni, tranne questo tradimento e attentato alla Costituzione. Ricordiamo che lui ha fatto un giuramento di essere fedele alla Repubblica e osservare la Costituzione, così è responsabile per questo.
ho detto di nuovo, questo è, tradimento sarebbe non una critica o qualcosa, ma un lavoro contro gli interessi di Italia. Ok, in tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri. Così il Parlamento decide se lui deve essere accusato o no. Se è accusato deve andare alla Corte Costituzionale dove lui sarà giudicato se è colpevole o no. Se è colpevole di questo tradimento o inosservanza della Costituzione, non può continuare come Presidente della Repubblica.